provato a fare dei video, risulta un po' difficile e frustrante? Non sei solo, ci vuole un sacco di pazienza e un sacco di determinazione. L'unica cosa utile che posso condividere con te è di insistere, di spingere deck e di cercare di trovare fra le cose semplici, quelle che succedono tutti i giorni, delle storie a cui agganciarti per poter portare chi ti segue nel tuo mondo, nella tua vita, a scoprire, a conoscere quello che vuoi spiegargli o che hai in mente in quel momento. Cioè, anche se provi a fare il video e non ti viene, insisti e vedrai che prima o poi, se non molli il colpo, qualcosa ti viene in mente, qualcosa magari che non ha assolutamente nulla a che fare con ciò che avevi deciso di dire oggi nel video, ma che però senti effettivamente in questo momento. Cioè, io oggi, devo dirti, avevo stabilito un'idea super precisa di cosa avrei detto nel video e cosa avrei condiviso con te, ma poi nel momento che sono andato a farlo, assolutamente non sentivo più queste cose come importanti, rilevanti, non mi davano emozione, erano passate troppe ore dal momento nel quale mi avevano suscitato qualcosa. E quindi ho detto, ma cosa gli racconto? E gli racconto la verità, gli racconto quello che mi è successo, che oggi ho acceso e spinto REC decine di volte, ma nessuna mi ha mai convinto. E quindi sono qua a dirti, guarda, fare questi video non è facile, soprattutto se come me hai deciso di farne uno ogni giorno, di non prepararli prima, di non avere uno script, ma di condividere veramente col cuore quello che sei, quello che ti gira nella testa, in maniera che gli altri ti possano conoscere meglio come persona. Se hai scelto questa direzione è una grossa sfida e sappi che io sono in difficoltà quanto te, ma non intendo mollare il colpo.